un elemento su cui dobbiamo ragionare, riflettere e anche investire per fare le attività, banche permettendo credito eccetera eccetera, per fare le attività più belle, gli ambienti più, diciamo, con una migliore atmosfera. I consumi sono calati, le pizzerie, solo perché stiamo dentro questo contesto e non potevamo parlare, rappresentano complessivamente circa 9 miliardi, qui stiamo parlando di tutto il mondo della pizza, anche della pizza a taglio, che non è il mondo che è rappresentato da FIPE. FIPE rappresenta per lo più le pizzerie dove si fa, c'è un servizio al tavolo, la cosiddetta somministrazione eccetera eccetera, però il mondo è abbastanza variegato, ci sono tante tipologie. Noi vediamo che la pizza, vi faccio uno schema per darvi un colpo d'occhio, ma ci sono dietro dei numeri, questa tabella viene da numeri, ma ho voluto soltanto metterla come in modo molto più diciamo schematico. La pizza sta all'interno di ogni occasione di consumo e addirittura sta ai primi posti anche nel pranzo funzionale, nel pranzo conviviale, addirittura al secondo posto, ma per la cena, nella cena la pizzeria, la pizza e la pizzeria è il, diciamo, il prodotto, il luogo che occupa la prima posizione nel comportamento di consumo e nelle scelte dei consumatori. Quindi questa è una cosa importante, addirittura persino a colazione, ma non è una novità, tutti noi è capitato di fare colazione con un trancio di pizza, naturalmente, ma ci sono persone che lo fanno abitualmente. Quindi è un prodotto forte, è un prodotto su cui si può costruire, si possono costruire anche imprese complesse, e poi ne vedremo una qui rappresentata, ma anche imprese di successo sia nella forma, diciamo, della catena, dello sviluppo a catena, ma anche nella forma dell'impresa indipendente. Le tipologie sono tante, noi abbiamo, sulla base di alcuni indicatori le abbiamo definite specializzate, integrate, vedete voi quali sono, ecco, solo per, è un modo nostro per rappresentare alcune cose, le pizzerie con servizio al tavolo, i ristoranti pizzeria, bar pizzeria, la pizza disco, cioè dove insieme alla pizza si fanno altre cose, poi quelle specializzate ma hanno l'asporto fondamentalmente, che non è tanto l'asporto del cartone che ormai fanno un po' tutte le pizzerie, è proprio il cosiddetto takeaway, il trancio di pizza. Ecco, i numeri sono un po' più o meno questi, 25.000 pizzerie specializzate e quasi altrettante, diciamo, nelle forme, nelle altre forme. I prezzi, questo è un dato interessante perché noi siamo portati a immaginare i prezzi della pizza, del pasto in pizzeria, pensando alle grandi metropoli, pensiamo a Milano, a Roma, pensiamo a Napoli, pensiamo anche a città più piccole ma importanti come può essere Parma, altre metropoli come Bologna, Firenze, dove pensiamo quando si dice ma non si mangia la pizza a meno di 20 euro, di 15 eccetera. Questi sono i prezzi rilevati non dalla FIPE ma dall'Istat attraverso gli uffici comunali dei comuni, degli uffici di statistica comunali, scusate, questa rappresenta il costo di una pizza e di una bibita. Nei locali, no, che hanno maggiore successo all'interno delle città, e la bibita e la pizza sono quelle naturalmente più vendute, probabilmente può essere una, dico, per dire la pizza margherita, probabilmente, la pizza più veda, la bibita magari è una, un soft drink piuttosto che una birra artigianale o un'altra birra. E quindi vedete, ho segnato Parma per dire che a Parma la pizza, il prezzo medio è dato a 9,42 euro, ripeto, non sono prezzi, sono rilevati ufficialmente dal comune di Parma con i suoi rilevatori all'interno di una serie di locali. Ovviamente ci sono locali, è una media, ci sono locali che hanno prezzi più alti, ma locali che hanno anche prezzi più bassi. 25.000 pizzerie, questi sono alcuni dati, 6 miliardi di euro, qui parliamo solo di pizza al taglio, con servizio al tavolo, scusate. 12 euro lo scontrino medio e così via. Adesso salto e vado ai fabbisogni occupazionali. Allora, intanto qui parliamo di occupazione, questo è un tema caldo oggi nel nostro paese. Noi abbiamo un tasso di disoccupazione ormai al 12%, quest'anno probabilmente sfondiamo anche, superiamo questa soglia, che è una soglia psicologica molto molto forte.
e vedete, nella ristorazione ci sono 349.000 dipendenti, qui stiamo parlando solo di lavoratori dipendenti, perché quando parliamo di piccola impresa o di piccola e media impresa si è portati sempre a pensare che c'è soltanto il lavoro autonomo. No, non è così. Dentro ci sono, nei nostri ristoranti, nelle nostre pizzerie, ci sono 349.000 lavoratori dipendenti delle imprese, che per il 40% e 42% hanno meno di 30 anni, per la metà sono donne, e quindi è uno dei settori che può risolvere anche una serie di problemi dal punto di vista dell'occupazione giovanile. Certo, non si può far carico dei problemi enormi che abbiamo, ma può affrontare per alcuni aspetti il fenomeno della disoccupazione giovanile e quello della sottooccupazione delle donne, che peraltro nel nostro settore trovano grande spazio, il 50% sono donne, forse credo che sia il secondo settore a più alto tasso di occupazione femminile, dopo la pubblica amministrazione. Gli apprendisti è una cosa a cui bisogna prestare massima attenzione anche con la riforma ultima dell'apprendistato, di cui poi probabilmente qualcuno dirà qualcosa. Voi sapete che la formazione adesso si può fare addirittura molto di più in azienda che fuori dall'azienda. Bene, è un contratto che può dare grandi risultati se gestito bene. Una cosa che vorrei farvi vedere è che oggi parlava il Corriere della Sera e diceva: ci sono molti pizzaioli egiziani che stanno rimpiazzando i nostri bravi pizzaioli, in particolare napoletani, ma non solo. Ebbene, naturalmente di quei 348.000 dipendenti, 105.000 sono extracomunitari. Il settore ha una quota importante di occupazione non italiana e le tendenze dicono che probabilmente questo, se non ci sarà un recupero, se non ci saranno una serie di cose, un ritorno anche a fare attività, alcune attività, questa quota sarà destinata a crescere nei prossimi anni. E perché dicevo che quel dato della crisi e dell'occupazione nella ristorazione non è un dato contraddittorio? Perché naturalmente la ristorazione sta resistendo, sta soffrendo, soprattutto in alcune componenti, ma se noi guardiamo nella ristorazione inserita all'interno del più ampio contesto del turismo, noi guardiamo che questi sono i saldi dell'occupazione negli ultimi 4 anni. Nel corso dei primi 9 mesi del 2012, il mondo del turismo, all'interno del quale la ristorazione occupa un ruolo di primo piano, se non fosse altro per questioni anche di numeri, oltre che di appeal nei riguardi dei turisti, ha avuto un saldo positivo di 52.000 unità occupate, unità di lavoro. Quindi la crisi c'è, ma le imprese cercano di trattenere le risorse umane che hanno, sulle quali hanno investito, anche per una ragione ovvia. Quando c'è un calo del fatturato del 5% in un'impresa che ha 5 milioni di euro di fatturato, lì i numeri portano subito, l'impatto è evidente, si taglia, no? In termini di risorse. Ma quando si ha un calo del fatturato del 3, 4, 5% in un'impresa che ha 200.000 euro di fatturato, non è che si taglia, no, il costo del lavoro così, si deve stringere la cinghia e trovare economie di scala in altro modo. Bene, qualcuno si può meravigliare e dire: ma come mai l'occupazione? Basta fare una ricerca, andare su internet e mettere "cercasi pizzaiolo", come noi abbiamo dato il titolo a pizzaiolo qualificato cercansi. E perché alla fine si vede, qui è pieno di situazioni da approfondire naturalmente, adesso non sappiamo ben tutto quello che c'è dentro, però ci sono le richieste in Italia e nel mondo. E le nostre imprese hanno dichiarato di voler assumere 2.000 pizzaioli non stagionali e 3.800 stagionali, questo come fabbisogni professionali. Quindi vuol dire che questo bisogno di personale qualificato, ripeto, nel 40% dei casi non lo trovano qualificato e sono costretti a prendere personale, il personale che capita, nel 55% dei casi sono costretti a fare ulteriore formazione perché, pur dichiarandosi qualificato, non è all'altezza dell'impresa nel quale il personale entra.
E quindi noi abbiamo anche qui un fiorire di corsi, ci sono scuole qualificate, c'è naturalmente innanzitutto la scuola pubblica, di cui poi ci parlerà la professoressa Rabbaiotti e ci dirà come interpreta il rapporto con la formazione, quindi con la cultura generale, ma anche col mondo del lavoro, la scuola, e è pieno di scuole, vedete, basta vedere, di tutti i tipi. C'è anche la prestigiosa scuola di Alma che si occupa di ristorazioni in senso, diciamo, più alto o più generale. E ci sono corsi di tutti i tipi, i percorsi dove si impara, soprattutto in bottega, ma qui io andrei a chiudere perché le situazioni sono tante e diverse, e soprattutto c'è un mondo intorno alla pizza, c'è la Pizza World Cup, c'è il campionato mondiale di pizza, mi pare che ci siano anche i giochi della pizza a Salso Maggiore, se questa cosa ancora resiste. E poi ovviamente i pizzaioli acrobatici, poi come i barman, no, il bartender e così via. Quindi c'è un mondo di riferimento che va coltivato per dare attrattività e appeal a questo lavoro. Io vi ringrazio. Grazie, grazie Luciano. Credo che i numeri ci aiutino a capire quanto sia importante per il Paese l'argomento che stiamo trattando, e a questo punto possiamo vedere come questo argomento lo tratta la scuola. Qui abbiamo una delle più importanti presidi degli alberghieri italiani, la professoressa Rabbaiotti, che ha cercato nella sua scuola di costruire un rapporto con il mondo delle imprese, con gli stage che fanno, dando ospitalità alla Federazione Italiana Cuochi, quindi una scuola che si cala nella realtà del rapporto con il mondo delle imprese. Vediamo quindi che cosa può dire la scuola rispetto a questi temi dell'occupazione, come la scuola può continuare questo avvicinamento che sicuramente a Salso Maggiore tocca delle punte importanti.